accendere queste luci. Orazio, Orazio, vedo qua se si accendono queste luci qua davanti, perché è un po' buio. E come? Quelle luci là. Dai, Vabbè, dai, io li ho visto. Intanto iniziamo, ok. Dunque, il motivo per cui abbiamo indetto questa presentazione è ovviamente la presentazione del libro, ma il libro è, prima di leggere il testo del libro, parliamo del pretesto del libro. Perché? Perché il libro è nient'altro che il percorso logico, semantico, tecnico e quant'altro, storico e quant'altro, dell'avvicinamento che il genere umano ha nel suo sviluppo sociale, culturale e civile ha mantenuto nel corso degli ultimi 8 millenni, più o meno 7-8 millenni, per produrre l'attuale civiltà, per arrivare al punto che forse fra qualche anno ci distruggeremo se non cambia qualcosa. Allora, ecco, la presentazione del libro, diciamo, la eviterei, perché poi ognuno, se vuole, se lo legge. Ho cercato di renderlo per quanto più fruibile possibile anche dai neofiti o neofita, se preferite, perché cercavo di dare uno strumento di divulgazione più che uno strumento di, diciamo, di un saggio tecnico. Volevo fare qualcosa a mezza strada fra diciamo, il semplice racconto, come per la maggior parte sono alcuni libri che parlano di temi specifici della moneta, che vanno per la maggiore in questi ultimi anni, che hanno, diciamo, un obiettivo, un target, diciamo, di lettori molto preciso, molto chiaro e molto definito, e cioè gente che già mastica di moneta, di monetarismo e di finanza. Io invece mi volevo rivolgere a un pubblico che fosse di lettori che fosse veramente digiuno del tutto dell'argomento e che allo stesso tempo però avesse l'interesse, l'intenzione, la voglia di andare a colmare un vuoto di conoscenze, di know-how che intenzionalmente nel corso di questi ultimi decenni è stato creato nella testa delle persone, del cittadino medio. Ecco, il mio target, diciamo, di potenziale utilizzatore è il cittadino medio, magari l'imprenditore o il commerciante, il professionista o anche, che ne so, il semplice impiegato di concetto, che però vuole riuscire a diventare cittadino e emanciparsi almeno su questo lato, diciamo, della prospettiva, ecco. Quindi ognuno di voi poi andrà a leggersi il libro. Quello che è importante da sottolineare in questa occasione è che c'è un progetto in corso, c'è uno strumento per cercare di ovviare a tutto quello che la finanza internazionale ha fatto finora, e cioè cercare di trovare soluzione a quello che abbiamo detto prima, che hanno combinato i veneziani e poi successivamente altre stragi di capitali che sono state fatte nel corso di tracolli finanziari nel corso dei 600-700 anni che intercorrono da Venezia ad adesso, e che hanno però tutti un unico comune denominatore, cioè rastrellare in questo momento di grande razzia tutto il capitale e soprattutto tutti i beni reali esistenti sul territorio dove si manifesta questa diciamo, strategia di confisca apparentemente legale. Ecco, non a caso è stato creata Equitalia e tutte le altre organizzazioni di strozzinaggio e di sottrazione dei beni, perché in questo momento serviva un ente potente da diciamo, permettere di rastrellare uno Stato intero. Ecco. Quindi per ovviare a questa diciamo, strategia
In corso noi abbiamo messo in piedi uno strumento che si chiama cambiale sociale. Perché? Perché questo strumento? Questo strumento perché intanto non è centralista, è uno strumento sociale, come dice il nome. È come l'acqua, cioè tutti per rimanere in vita hanno bisogno di bere l'acqua, di mangiare, di defecare, di urinare, eccetera, altrimenti non si vive. La stessa cosa in una società sociale, civile e economicamente evoluta e tecnologicamente evoluta, e non si può, il cittadino, il singolo individuo non si può esimere dal detenere un potere di emissione. Incredibilmente però questo potere di emissione ci è stato sottratto nel corso dei secoli, come abbiamo visto, e anche ultimamente attraverso modifiche varie di leggi anche negli ultimi 10 anni. Quindi questa, diciamo, capacità di emissione è come la propria capacità lavorativa, cioè ognuno di noi ha delle conoscenze, delle capacità, delle virtù, insomma dei presupposti per creare delle opere. Queste opere noi le facciamo continuamente, intenzionalmente o meno, non ha importanza, tutti ogni giorno facciamo qualcosa, può essere qualcosa di socialmente utile come di socialmente dannoso, per esempio rubare per il piacere di farlo come fanno i cleptomani, o rubare per necessità, anche quello è ammissibile, però non è confacente al sistema sociale. E quindi il problema che viene disconosciuto è che anche il cittadino, ogni singolo cittadino ha questo potere di emissione monetaria che nel corso dei millenni, come abbiamo visto, è stato sottratto inconsapevolmente o meno, questo non ha importanza, ai cittadini per accentrarlo nelle mani dei signori inizialmente e poi, come abbiamo visto, dei banchieri. Il problema quindi non è tanto uscire o entrare dall'euro in mettere in piedi una moneta piuttosto che un'altra, anche quello, o fare la separazione della Steve Seagal o di altre, diciamo, possibili escamotage che possono permettere, diciamo, la sollevazione, la, diciamo, riesumazione dell'economia morta ormai, no? E farla ritornare a vivere. No, ci sono altri sistemi che possono essere più efficaci. Ecco, uno di questi, ovviamente non l'unico, ma uno di questi è la cambiale sociale. La cambiale sociale ritorna all'origine, cioè al potere di emanazione e di emissione del valore attraverso la formula dell'autoriconoscimento, ma nel caso nostro specifico del riconoscimento del valore dell'altro, visto che viviamo in una società condivisa. E quindi quando noi condividiamo un ambito, condividiamo e limitiamo il nostro interesse e lo adeguiamo al bene comune, cioè alla ripartizione delle risorse in maniera equa e giusta. Ed è questo che la cambiale sociale fa, cioè ripartisce quella plusvalenza, quelle plusvalenze o obsolescenze o rimanenze di magazzino o comunque merce che deve essere venduta perché altrimenti scade per se è un prodotto alimentare oppure diventa obsoleto perché la tecnologia va oltre e quant'altro. Occorre quindi liberarsi per chi fa questa attività di commercio o di produzione, per immettere sul mercato nuovi modelli, nuove produzioni, eccetera. E quindi la mancata vendita è un danno doppio, perché da una parte c'è una fascia di cittadini non capienti o incapienti che non può partecipare al consumo generato dai prodotti messi in disponibilità sul mercato. Dall'altro c'è una fascia anche abbastanza ampia di produttori, tipo i contadini per esempio, che devono buttare via i raccolti metodicamente perché il mercato non li raccoglie, non li ricepisce più perché o sono fuori prezzo rispetto a quelli prodotti dagli schiavi negri in Sud America piuttosto che in Africa, piuttosto che in Asia, e quindi rimangono fuori mercato perché c'è una sovrapproduzione, ma manca, rispetto alla quantità di denaro in circolazione, non una sovrapproduzione in base alle bocche da sfamare, è una cosa molto diversa. E quindi noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo attraverso questo sistema
portare a compimento quel cerchio che si è interrotto quando sono subentrate le banche che fanno da attrito, che creano il punto di ostacolo dove i punti vari della società non possono più creare quel circolo virtuoso che una volta, quando c'era il sistema del baratto, questo avveniva senza l'interpolazione del canalizzatore della banca. Il problema del trasporto, attenzione, questo è il cerchio che noi vogliamo ripristinare, il cerchio della giustizia, eccolo qui, è chiaro? Sì, però parlavamo della giustizia, andiamo avanti. No. Allora, il cerchio della giustizia, eccolo cambiato. Per andare avanti nel discorso e poi parlare anche di altri spunti e punti di vista sull'argomento, occorre appunto far rilevare che la cambiale è, e anche la cambiale sociale è comunque una cambiale, la cambiale è un titolo perché? Perché c'è, è un atto e quindi essendo un atto c'è un attore, c'è un responsabile, uno che riceve, uno che dà, un valore che viene descritto, una data di scadenza, una data di emissione e tutta una serie di altri parametri che determinano che quindi quel foglio di carta che viene espresso, viene monetizzato, emesso nel momento in cui c'è la transazione commerciale, ha comunque un risvolto di valenza giuridica e può essere fatto valere anche giuridicamente in qualunque contesto, quindi al contrario di quello che avviene invece con l'euro, che da noi o ai nostri amici, colleghi, i responsabili della Banca Commerciale Europea, come responsabili della Commissione Europea, hanno detto che intanto nella Banca Centrale Europea nessun funzionario risponde di niente, quindi possono pure fallire, tanto non rispondono a niente e a nessuno, e allo stesso tempo però ne sono i proprietari, dicono che la banconota euro è fin dal momento dell'emissione e fino in eterno di proprietà della Banca Centrale Europea e tale rimane sempre, perché viene data semplicemente in uso a, infatti se voi vedete sull'euro non qui c'è scritto su pagabili a vista al portatore, come in tutte le banconote in giro per il mondo fino al 1954-55 più o meno, coperte in un modo o nell'altro, coperte in un modo o nell'altro, e poi anche successivamente, perché la lira italiana fino al 2000 e 31 gennaio 2002 erano ancora con la dicitura pagabili a vista al portatore, mentre nell'euro non c'è scritto nulla, c'è solo scritto BCE e poi il cerchietto del copyright con un codice che non significa niente, quel codice, vabbè, non entriamo troppo nei dettagli. Allora, quindi la cambiale e quindi anche la cambiale sociale hanno un valore di titolo e quindi non entro nel dettaglio perché sennò stiamo più ore, però occorre chiarire bene questo concetto: la cambiale sociale è uno strumento legale, mentre l'euro è illegale, che ne dicono i nostri governanti, che ne dica la Banca Centrale Europea, perché nel momento in cui ci sarà un processo di revisione di quello che è stato, dello sfacelo che è stato fatto anche grazie all'euro negli ultimi 10, 20, 30 anni, sicuramente quelli che saranno dalla parte sbagliata pagheranno ma molto pesantemente le loro scelte. Allora, la cosa da dire è che la cambiale sociale quindi si scambia nel momento in cui c'è un valore, nel momento in, per esempio in cui c'è un contadino che per strada vende le mele piuttosto che i pomodori, si mette al bordo strada, io passo, vedo quei pomodori, se lui ed io facciamo parte dello stesso circuito di partecipazione sarà instaurato nel momento in cui entra appunto in circolo l'euro, entrambi abbiamo la possibilità quindi di avere la
denominazione di portatori e di scambiatori, possiamo scambiarci lui la merce a me e io la cambiare a lui. Da quel momento entra la cambiale sociale entra nel circolo economico e può essere data in scambio, essendo firmata in bianco, la firmata in bianco praticamente permette, mentre, allora vi dico una cosa, mentre nel corso degli anni attorno al 2005-2009 ci sono state tutta una serie di leggi bancarie che non sto a dire, ma che fra le altre cose una di queste leggi bancarie ha permesso l'annullamento, cioè oggi mentre fino a ieri l'assegno in bianco o al portatore con la girata dell'emettitore poteva essere trasmesso n volte, infinite volte, 1000, 10.000 volte, senza mai andare in banca, fra l'altro, pure, e poi bancato magari con una data ad un anno, andare alla banca dopo un anno, e oggi questo non è più possibile, cioè oggi gli assegni devono essere forzatamente al portatore e non trasferibili, perché altrimenti si ricade in una serie di vessazioni che non sto a dire. Cioè, questo perché intenzionalmente è stato fatto obbligo al cittadino o di ricorrere al contante finché c'è la possibilità di usarlo, oppure di operare tramite bonifici bancari o analoghi, transizione bancaria comunque. Allora, sì, un attimo solo finito. Allora, la cosa importante quindi da dire è che questo per la cambiale, questo che è stato messo in atto per l'assegno, non è stato possibile farlo, non è che non hanno voluto farlo perché sono buoni o quanto ci vogliono bene i nostri governanti, non hanno voluto farlo perché la cambiale sociale, come tutte le cambiali, risente della convenzione internazionale, è ricade sotto la convenzione internazionale del 7 dicembre del 1930, poi ratificata con regio decreto 1699 del 1933. Perché? Perché appunto in quella convenzione e poi nella legge del regio decreto c'è la summa delle caratteristiche della cambiale, e la cambiale non è obbligata a nessuno di questi obblighi che abbiamo detto prima, cioè a non essere trasferita. La cambiale è fatta proprio per essere trasferita, per avere n portatori, avere n passaggi di mano e poi andare alla fine ad essere pagata, ma non necessariamente in banca, questa è una cosa da precisare bene. E noi appunto queste caratteristiche le abbiamo tutte ben studiate, ben modificate a nostro diciamo piacimento, sempre sul binario della legge e del dettato della Convenzione di Ginevra, e quindi abbiamo poi diciamo messo a punto lo strumento che è pronto all'uso. Quindi quando nel momento in cui avremo raccolto un certo numero di nocciolo duro di emettitori acquisitori e di imprenditori o di venditori di beni e di risorse di qualunque genere, a quel punto la metteremo in moto, la metteremo in circuito e andrà come deve andare. In questo momento ancora è prematuro, ma nel breve termine, io penso entro un anno, sicuramente dovremo cominciare a mettere in piedi il consorzio di gestione della cambiale sociale. Lascio la parola a Giorgio Vitali. Allora, in 10 minuti cercherò di sintetizzare alcuni concetti che mi interessano in maniera particolare. Allora, dalla lettura veramente molto importante e pregevole che ha fatto Orazio sulla storia reale dell'economia per secoli, si possono tirare fuori alcune considerazioni dell'economia, anche le storie dell'economia, sì, storia di l'ottica con cui tu hai presa è un'ottica però, che dà un particolare di rilevanza all'economia. Certo, ma che spiega anche la storia normale. Ma è chiaro, è quello che ci interessa in particolare è proprio questo, perché generalmente quando noi studiamo la storia ne vediamo solo degli aspetti che non coinvolgono questo che invece è il punto più importante di tutti, dell'economia. Allora bisogna che noi cominciamo a ragionare in altri termini.
siccome qualsiasi ragionamento che si fa della politica e dell'attualità presuppone sempre una concezione storica, perché ciascuno di noi quando esprime delle idee, dei concetti, e qui io non è che perché sono platonico dico certe cose e i non platonici ne dicono altre, qui noi tutti conveniamo sul fatto che quando noi esprimiamo dei concetti in relazione in generale alla società umana abbiamo sempre dietro di noi o dentro di noi un concetto di storia. Questo concetto di storia molto spesso è di una banalità assoluta, anche perché coloro che insegnano la storia vogliono che i discenti ne abbiano un'idea molto ma molto parziale, estremamente lineare e parziale. Da quanto ha letto invece Orazio si vede bene che qualsiasi avvenimento storicamente definito è il frutto del confluire di tutta una serie di altri avvenimenti che coinvolgono tutti gli aspetti che può prendere in considerazione la razza umana. Esempio, le conseguenze di una epidemia, di una pestilenza. Le premesse della pestilenza, le abbiamo viste, sono di carattere economico e sociologico. La pestilenza viene sempre dopo una situazione di crisi economica, di crisi produttiva, in cui la popolazione, non potendo nutrirsi in maniera adeguata, cade vittima di qualsiasi aggressione di carattere batterico o virale. Lo stesso dicasi delle guerre. Le guerre non nascono mai spontaneamente, nemmeno quelle che sembrano quelle volute da un tiranno qualsiasi. Portare la pace in Iraq. Appunto, nulla è spontaneo, ma tutto è strettamente correlato a tutta una sequenza di fattori. La cosa interessante, soprattutto, che ha letto, che veramente ha letto Orazio, ha detto veramente delle cose importantissime, è come la storia della finanza, che come tutte le cose è nata in Italia, come tutti gli avvenimenti importanti, come tutto ciò che dà importanza alla storia dell'umanità, che in un certo senso gratifica l'umanità, è nato sempre in Italia. La finanza è una generazione spontanea dell'economia. Perché? Perché i finanzieri sono l'aspetto più deteriore dell'aggressività umana e sono persone che si avvalgono di tutto per colpire e depredare i più deboli. La storia della finanza. Quando adesso era tanto debole, tanto per dirtene una. Ma certo, a volte si incontrano delle teste dure. Ma nella sostanza il finanziere rappresenta quella crestomazia di delinquenti assoluti che sono appunto quelli che in un modo o nell'altro hanno trovato il modo di gestire l'umanità durante almeno 2-3 mila anni. Sì, sì. Allora queste cose qui noi dobbiamo rendercene conto, sono importantissime. Quando noi parliamo della finanza apolide che sta portando avanti oggi un discorso di suo totale assorbimento mondiale ai propri interessi di quelle poche, dicono 12 famiglie, niente altro è che quello che avveniva nelle potenze economico-finanziarie italiane, Genova, Firenze, Venezia e quant'altro. Allora, e poi lo stesso meccanismo che ha tenuto in piedi il potere veneto, no? Usura, commerci, speculazione economico-finanziaria, spionaggio, potere assoluto, traffico di schiavi, è la stessa cosa esattamente di oggi. Allora, qual è la conclusione? È semplicissima. Una volta identificati questi individui, se il fine
operativo della politica di oggi è il benessere dell'umanità, queste persone devono essere estirpate una volta per tutte. Siccome loro per almeno 3.000 anni hanno operato estirpando gli altri e provocando macelli a non finire, perché questo cosa, voglio ripeterlo, quegli avvenimenti incredibili che sono stati legati alle grandi epidemie, che hanno costato praticamente milioni di morti ogni secolo, ma queste questioni qui sono strettamente, come ho detto prima, legati a speculazioni economiche e finanziarie. Ma basta vedere 80 milioni di morti per fame all'anno, adesso che potrebbero benissimo vivere. Esattamente. Perché le risorse, i problemi ci sono. Perché portare, ad esempio, ricordo il grosso problema del latte alle popolazioni dell'Africa centrale, latte in polvere. Qual era? Accusarono la Nestlé e altre grandi addite che vendevano il latte. No, non era quello. Era che. No, anche perché il latte in polvere non sale mai. Realmente. Infatti non c'era mai. Però quel latte. No, perché latte in polvere, proprio se non mi scarico con l'acqua, che l'acqua è certo, loro portavano il latte in polvere, il latte in polvere veniva mescolato con un'acqua tossica, diciamo tossica perché in quell'acqua lì c'è di tutto, veniva dato ai bambini, per cui avevamo un'alimentazione che non era naturale, perché il bambino, soprattutto neonato, si avvale del latte materno e quindi questi latti iperproteici gli facevano male già per conto suo. In più lo mescolavano con un'acqua piena di batteri e di ogni tipo di infezione, si scatenavano delle diarree terribili e sono morti centinaia di migliaia di bambini in Africa. A quel punto le grandi multinazionali sono state accusate di essere un'organizzazione di assassini che volevano la morte della popolazione del Centro Africa. Non è vero, anche se noi non stimiamo molto le multinazionali alimentari, questo non era lo specifico caso. Quindi per cui tutte le cose vanno viste in un'ottica veramente consistente, conoscendo in retroscena di tutti gli avvenimenti, capito? È molto importante, noi sappiamo perfettamente, ad esempio, che molte multinazionali, soprattutto multinazionali della chimica, produttrici di prodotti per l'agricoltura, chimici per l'agricoltura, finanziano abbondantemente tante associazioni protezionistiche, anzi le più importanti sono sistematicamente finanziate. Quello sì che è un finanziamento fasullo, perché le multinazionali si fanno belle del fatto che finanziano queste organizzazioni di cui noi conosciamo comunque la matrice, e quelle associazioni, e io ho avuto la riprova perché li ho provocati più di una volta, se ne guardano bene dall'accusare le multinazionali, le quali multinazionali ovviamente non gli fanno avere più soldi. Quindi è un meccanismo che anche da questo punto di vista bisogna conoscere. L'ultima cosa, importantissima, per capire che cosa significa conoscere la storia, cosa significa voler e poter entrare nel merito. E tempo fa un mio conoscente, un noto giornalista scientifico, aveva dato vita a un'iniziativa editoriale di altissimo livello, di tutte le persone. Però queste iniziative in Italia o sono finanziate con qualche pubblicità o non sono finanziate. Se non sono finanziate hanno una vita brevissima, perché in Italia la cultura da questo punto di vista non esiste. Eccoci qua. La buona parte dei medici italiani non ha ancora l'abitudine dell'aggiornamento, mentre in quasi tutti i paesi occidentali, soprattutto, un qualsiasi medico ha decine di abbonamenti a riviste scientifiche. In Italia questo non avviene. Allora cosa è successo? È successo che questo mio amico conoscente giornalista ha pubblicato un articolo importantissimo su certi effetti secondari di un certo farmaco, che andava a ledere gli interessi di una multinazionale che finanziava il giornale. La multinazionale non gli ha dato più finanziamenti. Allora
il meccanismo è logico, perché se la multinazionale non gli dava i finanziamenti non avrebbe comunque accettato, è logico che la multinazionale non finanzi, no? un periodico che parla male della sua produzione. È lì che bisogna intervenire, è lì che deve intervenire il politico, che deve dire, allora, abbiamo delle pubblicazioni che devono servire per aprire gli occhi e far aprire gli occhi alle persone. Se non ce la fa il privato, deve intervenire lo Stato, è lì che interviene lo Stato, è lì che lo Stato deve intervenire per, ad esempio, la dimostrazione di esistere. Per la circolazione monetaria. Dice, noi abbiamo privatizzato tutto, ma vai a privatizzare le parti basse di tua madre, no? Non mi venire in maniera a rompere i coglioni a me. Con questo io penso di aver detto 3-4 volte del giorno e va bene. Abbiamo chiuso. Grazie a tutti e arrivederci a presto alla prossima occasione di presentazioni del libro o di altri video del genere. Pace a te. Ma quanto è bella quella macchina, quanto l'hai pagata? Quale macchina?